tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village. Oggi siamo qua finalmente nello speciale dei 1000 iscritti, anche se nel frattempo siamo arrivati a 1100. Comunque lo volevo portare perché ve l'avevo promesso e poi lo volevo portare con un ospite graditissimo. Siamo qua con Lorenzo Galassi. Ciao a tutti ragazzi, com'è, tutto a posto? Noi bene, abbiamo fatto un featuring sul mio canale, adesso ne facciamo un altro sul suo. Dai, ci si vuole bene, si collabora, c'è un ottimo rapporto tra i content creator, è giusto supportarsi a vicenda. Stimo molto Andrea per quello che fa, quindi ho deciso di venire anche su questo canale che mi piace molto. Grazie Gala, grazie, perché comunque ci tenevo a portare come speciale, diciamo, anche una figura che ha fatto un po' la storia, se vogliamo, del competitivo di questo gioco, e per il pardo ci prenotiamo più avanti. Adesso sono veramente contento però di portarti, perché comunque poi tutti gli iscritti che ho praticamente vengono o da te o dal pardo, però se ci dovesse essere qualcuno che non sa chi sei o non è iscritto, fatelo qua, trovate tutte le reference social del Gala, quindi andategli a lasciare follow, subscribe e via dicendo. Il video che andremo a fare oggi è un'intervista, perché comunque, diciamo, non mi ritengo un giocatore di così alto livello da poter insegnare qualcosa, però ci tenevo, insomma, a sapere da te qualcosa non solo riguardo il gioco, ma anche in questo meta che è stato strutturato in maniera un po' anomala, se vogliamo. Ok, sì, giustamente. La struttura del metagame è stata un'incognita, anche se, vabbè, si poteva partire dal 2016, aggiungere le incognite nuove e aspettarsi un po' qualcosina, però andiamo un po' in ordine, ti faccio scegliere a te le domande e procediamo pure. Ok, allora la mia prima domanda innanzitutto è, la Sun Series, se vogliamo, è un po' la stagione più particolare, perché comunque avendo tolto tutti gli output di danno grossi, quali le Mega, le Zeta e comunque gli oggetti per gli Archeo, non hanno dato la Mega anche a Rayquaza. Che cosa ne pensi? Io ho sempre detto che la Sun Series, secondo me, è un meta che permette a chi è veramente bravo di farlo vedere. Perché diciamo che con le Mega e le Zeta, non ti dico che sono capaci tutti, però senza si vede forse la vera bravura nel building. Allora, io penso che TPCI l'abbia un po' scavolata questa cosa. Insomma, hanno detto che il metagame con gli Uberazzi è stato Big Six tutto l'anno nel 2016, non dobbiamo fare la stessa cosa, perché sennò la gente ci lincia, e effettivamente aveva ragione, l'avrebbero linciato se avessero fatto una cosa del genere. Hanno detto tre mesi, un po' per cambiare le carte in tavola, per evitare che un metagame ristretto così dagli Uber fosse un po' troppo stagnante. In questa Sun Series penso sia la migliore che vedremo quest'anno. Le variabili a caso non ci sono, set troppo a caso non ci sono, i danni sono sempre quelli, quindi per me è più facile calcolarmi come va una partita. Sì, non devo più dividere il mio cervello in Cartana mi fa Blue Doom, Landorus mi fa la Z. Sarebbe più penalizzante andare a buildare, perché adesso hai meno danni, sì, quindi dovrei resistere. Quindi la strategia è semplice, io resisto a quello, lo resisto sempre. Sì, giusto. È un paletto che nel game plan mi serve. Certo. Mentre magari arrivare alla best in cui le incognite da scoprire sono troppe, non si parla più di una cosa competitiva, ma si parla un po' di random. Per esempio, se ho 50 incognite e l'abilità mi permette di raggiungerle mentalmente, un conto, ma se ne ho 1000 e io ne raggiungo 70, diciamo che col cazzo che competitivo. Sì, esatto. E a proposito, diciamo, di questa cosa, visto che poi il VGC 18 l'hai vissuto molto da vicino, anche per via comunque dello streaming dei mondiali, oltre che poi all'interesse da giocatore, ti volevo chiedere, mentre in VGC 18 comunque c'erano ormai degli archetipi ben stabiliti, che erano meta con il Tapu di turno, oppure il Chalk con tutte le sue varianti, insomma, che anche tu hai analizzato più volte, qual è il meta Tapu di questa Sun Series secondo te? L'archetipo più, diciamo, giocato, ma che allo stesso tempo dà anche più problemi con le sue varianti? Questo metagame è particolare, perché non si parla di archetipi, ma si parla di Uberazzi, sì, coppie di Uberazzi. Infatti, come hai fatto te con la rubrica di Switch, stai un po' alternando gli Uberazzi con i supporter. E in questo metagame non conta tanto
l'archetipo conta quali Uber scegli e quale supporter scegli, e queste cose si possono alternare. Ad esempio, Probat sta bene con Kyogre, con Sì. Groudon, con Xerneas, con Eltal, con Lunala, con Solgaleo. Quindi gli archetipi, diciamo, sono più misti. C'è proprio la differenza sostanziale nella coppia di due razzi, perché sai, a livello di matchup, avendo statistiche più grandi, Certo. te devi battere, devi far sì che siano sinergici tra di loro. Gli Uber razzi devono essere sinergici, perché sono loro che ricevono pochi danni e sono loro che meno tanto Certo. rispetto agli altri che sono solo supporter, specie senza Z. Senza Z poi danno proprio con Kyogre, Groudon, Xerneas, Eveltal, Lunala, il resto sono danni di 40%, 60%, puoi mettere uno Specs, un Orb. E credo che ovviamente quest'anno Groudon, Xerneas, anche se quello non è ancora Groudon, vero? Sì. Comunque l'ha detto di gran lunga. All'inizio del metagame abbiamo avuto uno sfruttamento di quello che conoscevamo, Xerneas, Groudon, anche Bronzong, roba del genere. Adesso stiamo riscoprendo roba tipo Lunala con Kyogre, che è straforte, perché la gente sta iniziando a capire come giocarla. Presto magari vedremo anche un Solgaleo venire fuori, però adesso gli archetipi non ci sono. Adesso Kyogre con Ludicolo già non si usa più perché è Sì. inutile, Reyna non esiste più. C'è Kyogre Lunala o Kyogre Xerneas o Kyogre Veltal o Groudon Xerneas. Quindi direi che quest'anno gli archetipi sono tutti coppie degli Uberazzi e basta. Anche se adesso Cambia. anche Kyogre con Necrozma Duskmane sta aumentando parecchio di usage. Sì, diciamo che alcune cose si pare Necrozma batte Xerneas facilmente, puoi mettere la Trick Room, Kyogre sotto Trick Room può funzionare Sì. bene, però ecco, dipende, sì, è più situazionale, è meno, secondo me, preme di meno Necrozma, anche se l'abbiamo visto vincere qualche Sì. perché comunque Necrozma non mena bene e ha un output Steel Psychic completamente resistito dallo Steel, non tocca Incineroar che è il Pokémon dalla usage più alta, quindi un po' suca da quello secondo me. Va bene che hai Kyogre per Incineroar, ma io ho roba per reggere Kyogre, quindi Esatto. è un po' una coperta corta, mentre roba tipo Groudon Xerneas o addirittura Kyogre Lunala o Xerneas Lunala si coprono molto più sinergicamente di magari un Solgaleo, sì, un Necrozma Duskmane più Kyogre, anche perché un Groudon lento che ti fa Precipice Blades e magari c'è il sole perde. Certo. Invece un'altra cosa che ti volevo chiedere, che ci ho fatto anche un video che non mi aspettavo che riscuotesse tutto questo successo, diciamo, è quanto è importante l'originalità nel team building. Mi spiego. Visto che comunque i team che si vedono sono sempre gli stessi, e non appena vince un team, la community va a sfruttarlo in tanti modi. Si è visto con Matteo Agostini, per esempio, che ha vinto con Tornadus, che è un Pokémon che non si era cagato nessuno, e poi è esplosa la usage di Kyogre con Tornadus. E la community è andata praticamente a copiare quel team. Cioè, io poi in Battlespot ho beccato tantissima gente che usava il team di Agostini o quello di Appa. È più importante prendere un team che vince oppure buildarlo da sé, magari con la mossa che può essere il Cradily di turno, per una sorpresa, diciamo, in sede poi di matchup, che però deve essere anche un Pokémon buono. Allora, tra parentesi, Tornadus IQ era ignoto. Per molti, per il 90% dei giocatori, è una cosa fuori dal cilindro magico. Per una piccola cerchia ristretta di giocatori, Tornadus era già in usage, Sì. stava venendo fuori, e Agostini è semplicemente quello che l'ha sfruttato meglio. Tant'è che poi la settimana dopo abbiamo visto Tornadus anche in Xerneas. Sì, io alla PC di Roma, lo stesso giorno di Francoforte, c'era Flavio Del Pidio che lo stava giocando e c'era Matteo Marinelli che lo stava giocando, quindi comunque sono giocatori belli scafati, quindi è ovvio che loro già conoscessero bene quelle meccaniche. Quindi diciamo che in questo caso la cosa originale premiato perché per alcuni inaspettata, o meglio non inaspettata,
ma calcolata di meno. Ad esempio, se io ho Xerneas e Groudon, mi faccio il calcolo per Chiodo Ludicolo, Chiodo Enzarina, Tapu Koko Kyogre, Duskmane Kyogre e magari Tornadus, non me lo faccio. Certo. Arrivo al torneo e ci perdo perché non ho preparato i calcoli, le leading e il piano. Cosa succede? Questo team ha successo un po' perché è forte, un po' perché qualche avversario non lo conosceva, ma dubito che fossero tanti, perché comunque a Francoforte c'era tanta gente attiva, Sì. e gli altri copiano questo team perché? Perché è difficile rimanere aggiornati prima. In secondo luogo, è difficile buildare. Buildare, io ci ho messo 10 anni a imparare a Eh buildare, sì, è vero. e poi è difficile. La gente che sa buildare al mondo ce n'è poca e a volte sa buildare, a volte no. Vedi Wolfie che a volte rippa il team di quel coreano, lo modifica e ci vince il mondiale, a volte però porta Registeel e fa Sì. il mondiale. Quindi non sempre si sa buildare, e la difficoltà è quella che le variabili sono troppe. Inoltre l'efficacia di un team varia a seconda del momento. Ad Certo. esempio, tutti hanno Xerneas Groudon, io con Tornadus Scarfogle magari più cos'è, Certo. ma se Xerneas Groudon non lo gioca più nessuno, io non vinco più. Sì. Quindi bisogna innanzitutto saper scegliere il momento giusto per usare un team e riparlo bene, modificandolo, perché sennò la gente è già in prima. Andando più a fondo del discorso, ripare premia quando il team è forte e non ha roba gimmick camperabile facilmente. Ad Sì. esempio, Iatran Venusaur è buono, poi si può attuare un'evoluzione del team in base ai cambiamenti del metagame. Si può prendere, applicare e modificare. Certo, come ha fatto Yuri, per esempio. Esatto. Essere troppo originali invece non ti premia perché magari pur di essere originale non copri quel matchup, non copri quell'altro Certo. matchup. Quindi bisogna fare una via di mezzo. Non conta essere originali, conta essere efficaci. Se in questo momento una cosa perde da quella, giochi. A Certo. prescindere che sia un'idea tua o un'idea di qualcun altro, certo che sì, se sei omologato a tutti gli altri, poi in finale non ci arrivi. Arrivi in top 8, Sì. perché Certo. arrivi quello che ha preparato il matchup. Infatti io per esempio nel video feci sia l'esempio di Appa, che comunque è stato originale perché Raiogre penso che, cioè, chi l'aveva pensato, ma anche l'esempio del Pardo ai mondiali, che comunque io ho definito per esempio Pokémon del cazzo, tra virgolette, Raichu e Malamar. Ma non perché siano Pokémon del cazzo, ma perché in quel momento in cui si giocavano dei Pokémon e poi ti trovi al mondiale Raichu, Braviary e Malamar, dici minchia, questo è stato originale, però effettivamente anche efficace. Malamar era la call perché c'erano tutti che facevano U-turn, cioè erano tutti con double team, o Salamence o Incineroar, Sì, Landorus, no? infatti anche Quindi Milotic si giocava tantissimo. sì, però Milotic non era molto decente per Certo. il ma facilmente da quello. Malamar invece è una tipologia strana, non era una pool originale perché nessuno si aspettava, cioè sì, anche quello era a vantaggio, ma era la pool perché tutti usavano Incineroar Landorus e te c'avevi Malamar, quindi vincere contro Malamar a più 1000.000 di difese d'attacco era caricarlo con U-turn. Certo. Certo. Abbiamo fatto un errore di calcolo nell'aiutare Francesco a sviluppare il proprio team, perché effettivamente ti sparano talmente tanti youtuber nel mondiale che i crit Sì. arrivano. Poi Ne sono arrivati troppi perché a lui c'erano diciamo troppi. che Ovviamente se tipo se mi fai 3, posso capire se me ne fai 10, ma se ne fai 2 o 3 e mi critti al terzo, diciamo che tiro tutti i moccoli che ho a disposizione. decisamente. Diciamo, magari è stata una buona call per quanto riguarda la struttura del metagame, non lo è stata per quanto riguarda la percentuale. Però, ad esempio, Arash come il Sì, ho Pardo, fatto anche il Volcarona suo con esempio. il Mamma mia. Pokémon. Certo, Arash rischia troppo perché comunque fa il blast su Volcarona in Muddy Water. Cioè, la storia sarebbe stata cambiata blandamente se Muddy Water avesse iniziato una volta in più, se Firebuster non avesse hittato quella volta finché doveva hittare, se Rock Slide di Mechatagross non hittava. Sì. Queste sono cose che
Arash magari le gioca perché a livello in percentuale 2 fa 2% di win ratio, però alcuni giocatori preferiscono non rischiare. Quindi alcune cose originali con alcune cose percentuali, sempre e comunque perché la statistica fa sempre da padrone. Certo, ok. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, ma siamo quasi arrivati alla fine, diciamo, visto che sta per finire la Sun Series, ti volevo chiedere qual è il Pokémon che secondo te nella Moon Series potrebbe diventare un po' più inflazionato? E soprattutto una domanda che mi incuriosisce parecchio è se secondo te Incineroar è quel Pokémon che veramente forse non ti dico che andrebbe nerfato, perché comunque alla fine non è il Mega Kangaskhan di turno, però averlo un po' in tutti i team forse alla lunga appesantisce un po' sia il building che il matchupping. Incineroar ha rotto i coglioni perché No, no, ma sono completamente d'accordo. non è possibile che chiunque riduca lo skill gap che c'è tra un giocatore forte e debole, che tutti giocano Incineroar. Perché? Perché entra, fa fake out e fa retromarcia. Quindi non devi azzeccare lo switchina, non devi azzeccare la predict, ti basta fare U-turn perché tanto intimida fake out e fa U-turn. Non fa altro che Incineroar. Quindi, ad esempio, un Pardini contro un Pinco Pallino, di tutto, bam, 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 bam. Poi scula, magari per turno al settimo turno, perché crea tutti i mind game necessari per sculare e poi magari vince. Mentre senza Incineroar i mind game non si creavano, non era così facile mettere il fire per buildare, dovevi fare una cosa più bellina. Invece tutti chiamano Incineroar, io Incineroar, te Incineroar. Vince chi fa U-turn nel momento giusto. È una gara di positioning troppo grande, se devo essere onesto. Praticamente Incineroar è dappertutto e dappertutto la strategia è sempre posizionamento. Mentre magari ho bisogno sì che ci sia posizionamento, ma c'è anche la strategia, c'è quello, questo e quest'altro, che aiuta il positioning, non aumenta lo skill gap. Non è che se te sei più bravo vinci, lo diminuisce, perché è più facile per chiunque, nab o pro, posizionarsi. Certo. Quindi questo riduce lo skill gap in primis. In secondis metto il fatto che abbia Knockoff ed è il motivo per cui Lunala, grazie alle Zed, è fortissimo perché Knockoff non aumenta di danno e Lunala, la Zed Ghost fa dei danni atroci, Sì. quindi sarà molto buono secondo me. Quindi prendere un pochino di danno di meno da questa mossa è forte, soprattutto perché Incineroar è dappertutto e poi anche in Ultra Series ho visto che si gioca molto Zed Lunala perché le ragioni sono tantissime. Perfetto. L'ultima domanda per chiudere, molto banale in realtà, è qual è il tuo Pokémon preferito non competitivamente parlando e invece quello competitivamente parlando e perché soprattutto? Allora, non esiste differenza per me. Ho nel cuore qualche Pokémon, ovviamente Blastoise, perché è il primo, e gnignignicci, mega no, Nidoqueen, che è il Pokémon giallo. Però se c'è un Pokémon a cui sono affezionato, è Yasuo. Quando ascolto Every Time We Touch di Cascadia, io penso a Mir. Ed è una cosa malata, ma veramente da mani in poco, che io ascolto una canzone d'amore della mia infanzia o di quando ero giovincello, che veramente è una mia egala. Però diciamo che quando è uscito Yatran è stato il mio beniamino perché è sinergico, perché era bello, perché mi piaceva subare anche nel GC. È un Pokémon che l'ho visto anche giocare da boschetto, non mi sono Sì. incantato. Perché, ad esempio, mi è sempre piaciuto perché? Perché se te mi fai metà testata, ok? E mi flinci, a me non me ne frega un cazzo, ci vogliono 50 metà testata per È cercarmi. vero. O comunque se mi fai un critico di qualcosa che resisto di raggio con Iatran, lo resisto bene, ok? Quindi per quello che per me rappresenta la mia mente che cerca di andare sopra Clax, sopra la fortuna, e cercavo appunto di distruggere Clax con questa. Comunque, grazie mille Gala per l'intervista. Mi ha un po' sminchiato l'audio Discord, ragazzi, però l'importante è che le cose, quelle serie, insomma, si sono sentite. Quindi grazie mille veramente per avermi dato questo onore, tra virgolette, se vogliamo, perché comunque
la figura storica è quella, e quindi sono molto contento di averti portato qui. Spero Grazie insomma che tornerai. a te. Grazie per avermi invitato, grazie per spingere comunque i contenuti che la gente sottovaluta il ruolo del content creator. All'inizio, soprattutto tu mi somigli molto perché ancora siamo all'inizio, c'è un sacco di frustrazione perché sei nei primi mille, devi fare un sacco di video, ma non È cresci, vero. magari chiedi una mano e di dartela se non oggi, o quando magari ti dovevo aiutare 10 giorni fa, ma non ho tempo. Quindi magari vedi i creatori più grandi che non hanno tempo troppo, ti consiglio di starti dietro. Quindi è frustrante anche quello, eppure uno ha una community a cui vuole bene, che gli vuole bene, e che quindi gli devi dare comunque contenuti, uno deve cercare di migliorare senza avere nulla in cambio, soprattutto all'inizio, Certo. perché cavolo guadagni con 1000 views a video? Niente, ma non mila. Quindi grazie davvero per impegnarti, lo faccio anche io questo, capisco davvero tanto, ed è un bene perché più content creator ci sono di Pokémon, più in Italia c'è, Certo. si girano i contenuti, nessuno si annoia del VGC perché c'è il Pardo, ci sono io, c'è te, e quindi pian piano la gente ha ancora più influenza, ancora più influenza a giocare, non lascia mai cadere il 3DS sul comodino per qualche mese e lo bombardiamo e Certo, c'è sempre questa varietà. anche Quindi perché grazie per questo. comunque penso che sia anche utile vedere chi gioca bene, cioè nel senso tipo te, tipo il Pardo, però anche poi il Nabbo che magari comunque trova lo YouTuber che gioca a livello medio, comunque dice ok, questo magari ha un Esatto. ragionamento molto più vicino al mio, quindi vediamo dove sbaglia, ma vediamo anche dove riesce a fissare poi gli errori in fase di battle spot, ma anche di building. Cioè, nel senso che è anche Infatti. utile, tipo, io ho fatto il team con Ninetales Alola, ho visto che ha fatto cagare, e quindi, ma non perché non sono bravo io a giocarlo, ma perché purtroppo adesso è così. Esempio, io lo so che Ninetales Alola è una merda, ma quanta gente non lo sa, e Esatto. quanta gente non lo sa perché io non l'ho detto fin dall'inizio che non è forte. Certo. C'è bisogno di qualcuno che sperimenta, che faccia l'intramezzo, perché c'è bello trial and error. Quindi provo, faccio uno sbaglio, ricomincio e riprovo finché non miglioro e non sono Certo. perfetto. Io sono a un livello estremo perché ho già un sacco di simulazioni nel cervello fatte nel corso dei 20 anni, mentre magari per gli altri c'è bisogno di più database, di più trial, di più error Sì, semplicemente, e è tu mi vero. fornisci questo, Certo. un pacchetto di dati presi da qualcuno che gli somiglia, Esatto. che non ha un'abbondanza di dati rispetto a chi lo guarda, e quindi questo, la differenza tra te e chi ti guarda è minore, e quindi guarda in una maniera incredibile. Poi quello che lo fai bene, quindi ottimo. Perfetto, grazie mille Gala. Voi ragazzi mi raccomando, lasciate un bel like a questo video, commentate con tutto quello che volete, condividetelo sui vostri social. Vi ricordo, se già siete iscritti al canale del Gala, comunque di andare sia a followare su quella piattaforma là, quella viola, e anche su Esatto. Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Un saluto dal Village e dal Galassi, che spero rivedremo Bella mia, presto, ragazzi. e bella per voi. Ciao!